Ciao a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Mereo. Allora, sono quasi mezzogiorno e al momento dovrebbe iniziare la conferenza stampa allo Stadio Sant'Elia in cui il presidente del Cagliari, Tommaso Giolini, sindaco di Cagliari, Massimo Zedda e presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaro, dovrebbero presentare ufficialmente il progetto dello stadio provvisorio. Questo impianto che dovrebbe ospitare le prossime 2-3 stagioni del nostro amato Casteddu, in attesa ovviamente della costruzione del nuovo impianto, quello che tutti noi speriamo poter vedere realizzato nell'anno del centenario, nel 2020. Ovviamente quando parliamo quindi di stadio provvisorio, impianto nuovo, eccetera, questi sono tutti passaggi fondamentali che si stanno realizzando in questo momento e ci fanno quindi sperare che possano in qualche modo essere un buon presagio per magari stagioni del Cagliari più convincenti, stagioni del Cagliari dove soprattutto le ambizioni possono essere diverse rispetto ad una mera salvezza. E allora, ovviamente, quando pensiamo a questo, lo sappiamo, al di là del discorso stadio che è fondamentale e non se ne discute in questo senso, però dobbiamo capire che comunque poi alla fine i risultati sportivi sono quelli che contano, quindi i risultati sportivi si vanno a raggiungere sul campo di gioco, su quel rettangolo verde. Su quel rettangolo verde chi ci sono? Ci sono i giocatori che quindi ovviamente vengono durante il calciomercato estivo, invernale, vengono confermati o vengono richiesti, ovviamente da chi? Da una figura importante che comunque va a determinare poi l'esito comunque fondamentalmente della stagione, ossia l'allenatore. Allora, riguardo l'allenatore, insomma, è il tema di questo video che vorrei fare molto brevemente perché vorrei sapere le vostre opinioni sempre ovviamente nei commenti sotto il video. Perché dico questo? Perché in questi giorni veramente leggo tantissimi articoli, tantissimi post sull'allenatore, su Rastelli, contro Rastelli, eccetera, eccetera. Allora, la mia opinione su Rastelli la sapete, la conoscete. Ovviamente cerco di mettere qui in questo video i dati più importanti. Rastelli, ovviamente, gli viene dato atto il fatto che comunque gli obiettivi che la società Cagliari le aveva richiesto sia l'anno scorso con la vittoria del campionato e soprattutto la promozione in Serie A e quest'anno per la permanenza in Serie A sono stati raggiunti. Sugli obiettivi nessuno appunto può mettere in discussione Rastelli. Quello su cui viene messo in discussione Rastelli è un gioco oggettivamente latitante, spesso e volentieri ha latitato il gioco quest'anno, poco convincente, tante imbarcate prese, soprattutto nella prima parte della stagione, anche se con l'avvento poi di reclutare la situazione è un po' migliorata, però oggettivamente difesa quella del Cagliari che rimane una delle più battute in tutto il campionato. Quindi ovviamente elementi questi che fanno un pochettino storcere il naso a qualcuno, altri invece vorrebbero assolutamente che Rastelli venisse confermato, perché come ho letto anche da parte di molti c'è la convinzione che Massimo Rastelli possa avere molti margini di miglioramento, addirittura qualcuno lo paragona a una sorta di Allegri. Non lo so, mi sembra un paragone abbastanza azzardato, nel senso che per l'amor del cielo i margini di miglioramento ci possono anche essere, però vediamo. Il video di oggi lo vorrei fare proprio in questo senso, cioè vorrei sapere da parte vostra in maniera chiara, specifica, quella che è la vostra posizione al riguardo, cioè pro o contro Rastelli. Quindi se vogliamo confermare Rastelli, ok, nel senso non ci sono altri discorsi da fare. Se invece non lo vogliamo confermare, chi vorremmo al suo posto? Considerando ovviamente quelle che sono le possibilità di mercato al momento disponibili. Cioè, nel senso, è vero che poi il toto allenatori potrebbe cominciare, panchine che saltano, allenatori che si liberano, eccetera. Però, nel senso, intanto consideriamo quelli che sono i nomi liberi. E poi, magari, se volete metterci anche qualcuno che in questo momento è occupato, ma che secondo me potrebbe in qualche modo la prossima stagione essere libero, ben venga. Fatemi sapere la vostra opinione commentando qui sotto il video e noi, ovviamente, come sempre, ci vediamo al prossimo intervento. Un saluto a tutti e forza Casteddu sempre. Ciao!